Rinuncia, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 2354, modifica la legge 31 ottobre 1965, numero 1261, concernente il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta del 21 ottobre 2016. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ne hanno chiesto l'ampliamento. Do la parola al presidente della Commissione Affari Costituzionali, onorevole Mazziotti di Celso, per riferire sui lavori svolti dalle commissioni. Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La prima Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge Vaccaro, Lenzi, Amici, Capelli e altri, Vitelli e altri, Lombardi e altri nella seduta del 19 luglio 2016 con la mia relazione. Successivamente, in data 29 settembre 2016, la Conferenza dei Capigruppo ha iscritto la proposta di legge 2354 Lombardi e altri nel calendario del mese di ottobre, a partire dalla data di oggi, per l'appunto lunedì 24 ottobre, nella quota riservata ai gruppi di opposizione su richiesta del Movimento 5 Stelle. Nella riunione del 5 di ottobre ho richiamato l'attenzione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sulla circostanza che tutte le proposte abbinate riguardano l'indennità parlamentare, ma in alcuni casi il loro contenuto si estende ad altre materie. Tra queste figurano prestazioni per collaboratori dei parlamentari, limitazioni al rimborso delle spese mediche, dotazione dei gruppi parlamentari, servizi di ristorazione, servizi interni, bilancio interno e trasparenza, controlli della Corte dei Conti, congedi di maternità, di paternità e parentale dei parlamentari e le indennità dei consiglieri regionali. In quella riunione, l'Ufficio di Presidenza ha concordato di proporre alla Commissione una delimitazione, dell'ambito di discussione e di esame limitata a soltanto i seguenti aspetti: la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento, la diaria e il rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio, spese generali dei parlamentari, il relativo regime tributario e il regime di trasparenza relativo sempre a questi medesimi argomenti. Nella seduta successiva del 6 ottobre, la Commissione ha quindi deliberato di approvare la proposta di delimitazione dell'ambito di esame, dell'Ufficio di Presidenza. La deliberazione è stata assunta sia per rispettare i parametri, costituzionali e in particolare il principio di autonomia del Parlamento, e in relazione alla verifica dell'appropriatezza della fonte normativa utilizzata, e anche in ragione del fatto che alcune disposizioni contenute nelle proposte di legge riguardavano materie che erano già oggetto di altre proposte di legge in discussione di fronte all'undicesima commissione e alla prima commissione. In particolare, di fronte all'undicesima commissione erano pendenti proposte di legge riguardanti il rapporto contrattuale dei collaboratori dei parlamentari e di fronte alla prima commissione sono invece pendenti delle proposte di legge riguardanti la disciplina dei vitalizi e previdenziale dei parlamentari. Sempre nella seduta del 6 ottobre ho chiarito che la delimitazione del perimetro di discussione dell'esame sarebbe stata anche rilevante ai fini della valutazione di ammissibilità delle varie proposte emendative. E successivamente ho incaricato la deputata Roberta Lombardi di svolgere le funzioni di relatrice e l'onorevole Lombardi nella seduta del 13 ottobre ha presentato una proposta di testo unificato che è stata adottata dalla Commissione come testo base nella stessa seduta. Il testo base, redatto sulla base della delimitazione di cui ho parlato prima, adottata dalla Commissione, riguardava appunto le indennità, la diaria e i rimborsi spese, il regime tributario e il regime di trasparenza di questi aspetti. È stato quindi fissato un termine per gli emendamenti al lunedì 17 ottobre e l'esame è iniziato martedì 18 di ottobre sulle proposte emendative.
presentate. L'esame è proseguito nella seduta notturna dello stesso 18 ottobre e nella giornata di mercoledì 19 ottobre la relatrice ha presentato un proprio emendamento che sostituiva gli articoli da 1 a 6 del testo unificato. A tale emendamento, che appunto sostituiva 6 articoli del testo, sono state a loro volta presentati una serie di subemendamenti. Nella seduta dello stesso 19 ottobre, essendoci un elevato numero di iscritti a parlare sul complesso degli emendamenti, ho ritenuto di convocare un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per discutere su come proseguire e come organizzare l'esame del provvedimento. L'ufficio di presidenza, nella riunione che si è tenuta la sera del 19 ottobre, ha convenuto con la maggioranza prevista dall'articolo 24,2 del regolamento che non vi fossero le condizioni per procedere utilmente alla discussione e votazione degli emendamenti presentati al testo unificato e delle proposte di legge, e sostanzialmente il giorno successivo, il 20 ottobre, ho comunicato l'esito della riunione dell'ufficio di presidenza alla commissione. Avendo comunicato tale decisione in commissione, la relatrice onorevole Lombardi, a nome del gruppo 5 Stelle, ha chiesto la revoca dell'abbinamento alla sua proposta di legge, delle altre proposte di legge Vaccaro, Lenzi, Capelli e Vitelli, essendo la sua proposta iscritta nel calendario di questa Assemblea in quota opposizione. Ho ritenuto che tale richiesta dovesse essere accolta in considerazione del fatto che, a seguito delle valutazioni fatte dall'Ufficio di Presidenza sull'assenza delle condizioni per concludere l'esame in sede referenze, sono venute meno tutte le scelte istruttorie compiute in commissioni e in particolare l'adozione del testo unificato. Ho pertanto disposto la richiesta revoca dell'abbinamento delle altre proposte di legge in materia, ripeto, Vaccaro, Lenzi, Capelli e Vitelli. L'Assemblea quindi oggi inizia la discussione della proposta di legge 2354 Lombardi, che ha un contenuto più ampio del testo unificato, perché, come dicevo prima, il testo unificato si limitava a trattare di indennità, rimborsi spese, diaria e relativo trattamento fiscale di trasparenza, mentre la proposta di legge Lombardi che arriva oggi in discussione, oltre a intervenire su questi elementi, contiene disposizioni su altri aspetti come il trattamento previdenziale dei parlamentari, le indennità dei consiglieri regionali, i congedi di maternità, di paternità e parentale e altri argomenti che non sono invece, che non erano oggetto del testo unificato. Grazie Presidente. Grazie a lei Presidente. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo, che si riserva. A questo punto passiamo agli iscritti a parlare. Se siete d'accordo per organizzarci, siccome ci sono molti interventi per un minuto, io a tutti coloro che hanno più di un minuto scampanello a un minuto dalla fine dell'intervento e a tutti coloro che hanno invece un solo minuto scampanello a 20 secondi dalla fine dell'intervento, in modo che ognuno si può regolare poi su come concludere il proprio intervento. Bene, vi ringrazio. È iscritto a parlare onorevole Ferrari, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ho voluto intervenire anch'io in quest'Aula su questo argomento perché voglio che sia chiara subito una cosa.